Mi raccomando, se non vuoi perderti nessun video su questo canale, ti consiglio di premere la campanella in alto a destra per ricevere ogni giorno i feed dei video che usciranno sul canale. Buona visione! Ragazzi e benvenuti in questo 27esimo episodio della Eglo Capacuo Diamante Pokémon Perla. Qui con noi abbiamo, come sempre, ciao raga, sono Trainer Tia. Eccolo qui, okay, questo bellissimo ragazzo. Oggi Tia, che cosa facciamo? Oggi andiamo verso Corrado, che nel prossimo episodio probabilmente ce ne sarà tante, che, ma tante, cioè, ma tante. Lo affronti di rado? No. Ah, aspetta, percorso nuovo, eh? Ce l'ho le ball? Io ho una Master Ball da ormai. Ma io ho 13 Ultra Ball. Io ho 16 Pokémon. Raga, le caramelle rare non sono diminuite perché sono puttano, ma perché ho semplicemente allenato Arceus. Ok, io sto facendo la cattura nel mentre. Ho 18 Pokéball. Bella, Plasol, figa. Io ho 16 Ultra Ball. Zio, se non prendo Plasol, veramente potrei. Cosa è successo? Questa devi parla comunque. Zapdos. Pensa che è brutto essere onnipotente e dover subire. Oh, ho preso Minum, perfetto. Zapdos. Mi spiace. Uccello infame. Già. Però almeno se lo metti nel team. Serena è felice. Ma dovrei schiudere uno. Sesso elettrizzante. Ipno, c'è pure ipnosi, ma veramente, ma te venga un tumore nell'occhio. Te venga. Quanto fa? Quindi io voglio sapere come te fai i conti, T. 15 più 18, tanto fa. Lo sciotta. Porco. Vabbè, tanto dai, T, è zitto per piacere, ti prego. Non mi fare censurare troppe cose. Dai, per piacere. Guarda, sta per parlare. Sta per dire. No. Oh, allenatori li balziamo. Oddio, gli stavo per andare incontro. Zio, no, io mi ricordavo c'era un pescatore che mi dava l'amo. Mi serve per fare le catture. Non potevo uscirmi prima Duskull, no. No, evidentemente no. Mi spiace, Tia. Raga, un mi piace se volete che Tia. Aspettate che tiro su molto professionalmente OBS per vedere se mi lagga la CPU. Questa. Qual era la... Ma tu ci sfidi tutti i pescatori? Io più che altro mi ricordo che c'era uno che mi dava qualcosa, quindi sto parlando a caso. Solo che sto perdendo le speranze nel genere umano perché mandano in campo Skiplum. Geoscheggia. Skiplum. Poi parlo con un orango. Ti giuro che ho capito, parlo con un orango. Ho detto che cazzo. Ok, sta per mandare. Aspetta, fai fare il verso. Ok, grazie per piacere. Cazzo vuol dire per piacere? Dai, basta! Come auto mettere censure di non di proposito. Stai fermo. No, Shedinja. Sì, ma dai, ma ne devo già mettere 3 ad inizio video. Ma Shedinja che cazzo è debole, scusami. Guarda che c'è l'abilità fuoco, spettro, buio, roccia. Ma che è, scusami? Coleottero, spettro. Perché non è debole a ghiaccio? Perché il coleottero non è debole al ghiaccio. Perché c'hai ragione. Raga, stiamo sclerando ormai. Stiamo arrivando alla fine della serie spompati. Come non ricordarsi di... Aspetta, chi cazzo c'ho con mosse di tipo fuoco? Chiediamoci perché siamo spompati. Scusa, ma se adesso io... ma se adesso io non ho nessuno... però aspetta, volante è debole. A rigor di logica. Eh sì, per forza. Che cazzo. Mia... Respira, Tia. Che Dio ti maledica. Dio te maledica, te don... A quante censure siamo? No, dai, non è una censura questa. Dio ti maledica, non è. Tra l'altro, pescatore con Magikarp, Hakab. Mi ha avvelenato, se non ho un antidoto, bestemmi in salita. Dai, non puoi non avere un antidoto, figa. Ah no, ce l'ho. Vedi. Bello sto pescatore, figa. Che ho anche una sveglia. No, perché infatti mi piace dormire a me. Basta! Oh zio, hai presente quel famoso pescatore che dava l'amo? Non c'è! Li ho affrontati tutti senza un motivo apparente. Non sfido nessun altro, capito bene? Grazie, ciao. Sì, vai, io evito quelli a nord a sto punto. Poi magari, raga, li faremo in preparazione alla Lega, visto che sono già pronto a tagliarmi le vene. Ciambellina con Garchomp. Ciambellina senza Shibora, ragazzi. Vabbè, mi evita Bora 2 volte, mi usa Zuffa. Ma...
Mamma mia. Questa ciambellina. Come vedete, ragazzi, ho dato il condividi experience. Come cazzo si chiama? Cos'era strava? Ciambellina col cagnolino, vieni qua, ti rubo il cane. La ciambellina ha mandato in campo il cagnolino. Comprendo. Eh sì che comprendi. Ti è piaciuto? Eh sì. Ma facciamo correre in sta parte, che io 5 minuti sono già arrivato in sì. Eh sì, per forza. Comprendo. Per forza, cosa, quando vuoi farlo, Corrado? Massimo viene un episodio di 20 minuti. La prossima parte è resistenza. Ma va, oh, possiamo gente di pugno. Potete uccidergli un Pokémon gentilmente? Stava per crepare, cioè per crepare, poi ha missato. Oh, che fortuna, tia! Meno male che non è morto! Dio! Sì, proprio Arceus. Stiamo parlando proprio di Arceus. Io non ho mosse di tipo lotta per favori normali, cioè, ma boh. Sì, vabbè, c'è un trico che mi fa energy palla, mi sta per shottare Garchomp, va bene così. Ci piace a noi. Fragor Tempo, Victreebel, tornatene accanto, proprio Buchinara, Mamt, via. Sì, non c'erano sfide con rivali o cose del genere, posso andare a cazzo? No, dove? Dovrebbe esserci Vulcano che mi... la madonna, porca troia, ho sentito un soffio qua sul collo. Beh, oh, abitiamo solo 30 km. Il cazzo, abitiamo molto più di 30 km, secondo me saranno 50. Oh, ma io sono a 45 da Milano. Ah, ok, sì. Boh, non si sa. Raga, volendo noi potremmo fare un sacco di video insieme. Volendo. Io sono abituato ad avere youtuber vicino a casa. Non sei il primo. Ci sarà mai l'altro. Ah, boh. Ah. Non posso rivelare informazioni private, a differenza sua che ovviamente prende foto da WhatsApp, però beh, questi sono dettagli trascurabili. Nulla, dobbiamo andare al faro per... Basta, silenzio. Dobbiamo andare al faro per prendere Corrado? Cioè, proprio prenderlo. Sì, l'uomo Corrado, l'uomo che si vede di rado. Cotto fuck them all. Ho capito, cotto fuck them all, però non penso che... cotto e Corrado. Dai, vieni qua, depresso mio. Al Pocket Monster Center. Eccoci qua, buongiorno Corradigno. Pochetto Monster. E così tu sei il prossimo sfidante della palestra di Arenipoli. Ok, ho deciso. Se scopro che sei debole, sfiderò la Lega Pokémon. Out of nowhere, così dal nulla. Beh, mi pare giusto. Giustamente. Cazzo. Se mio nonno avesse le ruote, sarebbe una cariola, no? Dai, su, andiamo. Cos'è la poesia, cazzo? Così okay. Contemporaneo. Io sto andando verso la palestra. E io sto andando al faro perché mi sono andato a curare prima. Dove cazzo era il faro? Dall'altra parte, bocchino. Mamma. Tra l'altro, ma solamente questa è la città più anonima, secondo me, tra l'altro. No, dai, Arenipoli è bella. Almeno, cioè, nel senso personalmente, non me la sono mai ricordata, ma proprio come è creata. No, per me spacca Arenipoli. A me sì, piace, no, è bella, però non mi ricordo mai come è creata, veramente. Bella, mi hai dato la DDG, città più anonima dei giochi Pokémon. Grande così, ecco. Mi piace. Sappiate che l'ha detto Tia, non io. Se volete fare gli hater, andate sul suo di canale, cioè, non rompete il cazzo a me. Cazzo si ricorda mentale. Sì, però come cazzo si faceva sta parte qua? Io sono in palestra ma non so come si va avanti. Cioè proprio... Ah, ok, perfetto, ce l'ho fatta, lol. Ok, primi allenatori a caso. Tia, dove sei tu? Sto scendendo dal faro. Accelera però, porca troia. Metti tu mi porti su. Su, e poi mi lasci cadere. Di chi era sta canzone? Che cazzo se ricorda? Era, no, tipo Tormentone di 5 anni fa, una roba del genere. Sì, più o meno sì. Tu mi porti su, mi trasmetti il diabete. Tu me lo porti su, eh? Tu mi porti su e la codifica è in sovraccarico. Pray for codifica. PC. Pray for codifica. Dio buono. Ok, io sto andando proseguendo nella mia avventura in palestra. Wilmer, vabbè. Ok. Guarda, catch em all. Catch em all. Chicken attack. Jack. Chicken attack. Raga, per chi si è perso la live sul mio canale è una brutta persona. E soprattutto non può recuperarla. Esatto. Per fortuna, per la sua sanità mentale è meglio che non l'abbia recuperata. Oh, sei, sì, esatto. Mamma mia, che ignoranza quella live. Ok, Blastoise. Tutti d'acqua in sta palestra. Tutti, da primo all'ultimo, tutti. Cinesi, pure cinesi mi usano, cinesi. Dio buono. Sono giapponese. Sta degenerando. Dio buono. Lo sanno tutti. Inganno forza. Deoxys. E vedi, cinesi inganno forza. Sempre loro. Vai, muori. Oddio, ho usato gran fisico. Meno male che l'ho shottato. Meno male, figa.
Quelli con gran fisico. Ma vaffanculo, mi ha preso un Pikachu vivente. Dio buono, tu, Rocket 25, tutti quanti. Levatevi dal cazzo. Ciao, Luke. Che so che ci segue sempre. E che si becca certe perle di saggezza in mani. Minchia, godo che ti sei bruciato. Io, mega, veramente. Al rogo, da Giovanna d'Arco. Dissinga Giovanna d'Arco. Cioè, questa. Su quali canali vi dissiamo Giovanni d'Arco? Attenzione. Giovanni è famosissimo. Giovanni Muciaccio. Lui e le sue colle, Dio buono. Ma che cazzo fa un coughing baldeali? Ma tua sorella morta. Oh, in sti episodi mi mancano le rime, è un problema. Hai notato? Recuperale. Già, devo raccoglierle nei campi di grano. Tia. Dimmi. Tappati le orecchie. Oh, porco. Bella a tutti, gemmiette! I'm back, bitches. I play Pokémon Go. No, non la conosci la canzone, quella che fa, c'è il bimbo che fa I'm back e poi I play Pokémon Go every day. No. Oddio, no. Che voglio il link. Dopo te lo giro. Grazie. Dopo te lo giro. Dove ti mando il link di un bel big black cock. E tu che non te l'aspettavi. Ok. Un saluto a Rochet e al suo matrangone catarifrangente. Questa è per poche persone, forse per una sola persona. È una cheat. E se questa persona la accoglie me lo farà sapere, altrimenti vuol dire che non guarda i miei video. Ma idropompa, ma perché Serena ti insegna queste... Chi è che la sta usando, Vera? Cloyster. sempre di fregna si parla. Ah, che bellezza. Oh Gesù. Che bella sarebbe una battaglia Serena contro Cloyster. Madò. Il mio sogno erotico. Cloyster, scelgo te. Serena usa due dita. Cloyster God. No, basta. Serena usa botta. Sì, ma io non le so fare, non li so fare questi trick in palestra, cioè... Ma ho usato Magma Clisma? Veramente? Contro chi, però? È God, però non mi ha fatto un cazzo, però mi triggera questa cosa. Mamma mia, il T ha triggerato proprio di cattiveria. Sì, God o Sandslash che ti bruci, brucia all'inferno, Dio. Spoink! Era il classico verso di Spoink. Quando vedi uno Spoink tu fai sempre sto verso perché per... Ora c'è Spoink con mega pugno, con quel cazzo di braccia cortissime. Ti prende a perlata in testa. Mega perla. Spoink è una perla, remake di Diamante Perla Comando Urto. No, spesso ho bloccato. Ah no, ok, ho bloccato Bullo, perfetto. Pensavo di aver bloccato una mossa sbagliata. Serena 25 PS. Lucinda 25 PS. Aia. Sento le bestemmie, coming. Ho vinto, tranquillo. Ma è venuto un crampo al mignolo, Dio. Ti sei proprio piccolo mignolo. Insegna... Oh figo, ho finito i pipì di terremoto. Insegna gli angeli a segarti. No, stai col mignolo. Tu non comprendi le tecniche. Qual quadra non cosa? Tu non comprendi le tecniche. Hai presente i cinesi con le banchette? Ecco, io con i mignoli. Ma non erano i francesi con le baguette. Con le bacchette, figa. Stordito. Ok. Cosa c'entra le baguette, figa? Non so, lo so. Guarda che me lo pulisco il culo a differenza di qualcun altro. Come lo scelgo. Ecco, lo sapevo. Oh Gesù. Questa è per pochi ed è per la live che abbiamo avuto, che abbiamo fatto. Era ancora sul canale di Joe, sì. Sai che non mi ricordo, secondo me, oddio, non lo so. Non mi ricordo. Secondo me è su quello di Joe, sai, ora ripensando. Ci ero convinto sul tuo, ma mi devo ricredere altresì. Attenzione. I termini, la cultura proprio. Ok, come si andava avanti in sta palestra, scusami? A bot. Ok, e quello, sì, però... Allora, aspetto, come l'impressione di dover andare tipo di qua? Io ho il piede nel punto sbagliato, perché se per caso dovessi torcerlo un pochino verso sinistra, staccherei il microfono. Oh, ce l'ho fatto, sono arrivato da Corrado.
Io penso di essermi perso l'ultimo tratto, non mi ricordo che cazzo devo fare. Io invece io sono andato molto sciallo, cioè nel senso me lo sono ricordato nel mentre proprio. Allora, mi curi poco, lo affrontiamo questo episodio qua, sarà un po' più lungo degli altri, ragazzi, scusatemi. Tra l'altro sai cosa ho notato, Tia? Cosa? Che in questa serie, molto spesso, io e te ridiamo come dei deficienti. E loro ci guardano, non siamo mai interattivi col pubblico. No, ma aspetta un attimo, io mi sono perso nell'ultimo pezzo. E non so cosa dirti, io sì che la quarta gen è la mia preferita, però non mi ricordo un cazzo. Non capita spesso, ma alcuni infatti capita di rado, perché ti chiami Corrado. Vabbè, pare giusto. Corrado, cioè, manca veramente spesso. L'ultimo pezzo, mi sto triggerando. Ok, io sto affrontando l'omuncolo qua, il bell'uomo. Parte la sfida di Malcolm Cool Trainer, ratata. No, ti giuro, mi sto triggerando. Non riesco a comprendere l'ultimo pezzo. Devi tornare indietro in un punto. No, Gregora di ratata su Grange, no! No, 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 Reggi, no, 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 ok. Minchia, se mi avesse buttato, zio, se mi buttava giù ratata, bloccavo la serie. No, ti giuro, mi sono... Devi tornare indietro in un punto. Figa, Tylo. Ce l'ho fatta fino a lì. Tu ti sistemi la roba, poi torni da destra, dalla rampa di destra, torni indietro di un coso, premi il coso. Ho capito, ma bocchina, mamma. Bravo. Aspetta, Corrado ha un Pokémon al 51. Non so perché avevo in mente che devo fare un altro passaggio a sinistra, Fuoco bomba. Sua sorella nella tomba. Pare giusto. Muori. Ok, mi manca l'ultimo Pokémon, poi ho vinto. Snover. Ho tirato dentro uno Slakot, su cui userò eruzione con una cattiveria bella. Oh, battaglia very leggera. Cioè, a parte che forse dovrei star zitto che non ho ancora vinto, però vabbè. Ok, io ho vinto. Ecco, cheat. Ragazzi, aspetta. Bora di cose. Ah, cazzo, io ho da scrivere un nuovo, quindi nel frattempo che tu fai la palestra. Giusto? Sì. Medaglia faro, perfetto. Ah, hai catturato tu, è vero? Sì, ho catturato Plastle. Bastardo di me. Sì, proprio lui. la MT57 contiene la mossa Destino Obbligato, figa. Prima cosa che vendo per fare budget alla Lega, Colbat ha usato Giga Impatto. Mi spiace. Ma te ne disse un tumorello, uno. Uno piccolo. In testa, però. La neoplasia al cervello ti deve venire. Oh Gesù, ok, sono fuori dalla palestra, perfetto. Okay, credo di aver vinto. Ho vinto. Forte sto Corrado. Nel frattempo, tu che hai vinto, fai una cosa mentre io schiudo l'uovo. Vai a prendere la MN cascata da Jasmine, così Vado. Io posso farlo fuori parte. Jasmine. Jasmine, col Magnemite su per il culo, Dio buono. L'hai mai vista quell'immagine di lei seduta sì, sul Magnemite? Madonna. Ma è bellissima quell'immagine. Aspetta, io posso liberare Palkia, ciao, è stato un piacere. La metterai in sovraimpressione ora? Così capiranno. No, anche no. Voglia di editare Over 9000. Voglia di andare in vacanza di nuovo, che devo andare, non però ho tempo. Però mi dispiace, ti farò mettere un beep. Non gli è da piangere, ti giuro. Almeno sei costretto a editare vicino a questa parte, metterai l'immagine di Magni, infatti a sto punto. A sto punto tanto male, no? Allora, aspetta che ho beccato l'uovo con il Parkinson, fammelo mettere via. Mi chiamo Jasmine, ho 267 anni, ma non so ancora parlare ai ragazzini. E sono il capo palestra. Lei è il capo palestra. Perché in teoria nel mondo Pokémon non c'è singolare e plurale. Cioè... No, ma dico il capo palestra assoluto. Ah, ok. Perché... Non un capo palestra, il... Perché nel mondo Pokémon funziona. È molto egocentrismo, purtroppo. Oh, scusa, non sono il capolestra di questa città. Sono un capolestra nella regione di Yoto. Ah, giura. Mi piacerebbe che tu conoscessi il mio serpentone. La regione di Yoto. Oh, è la medaglia di questa Steelix città. Steelix del resto. Davvero forte. Si sa che a Yoto si va trans molto spesso. Dai, che sto cercando di schiudere sto cazzo di uovo. Per favore, prendi anche questa. Prendo voi. Tia riceve preservativa. Questa macchina nascosta contiene cascata. Aspetta, mi si sta schiudendo l'uovo. Vabbè, te l'ho skippato. Darkrai Shiny. Un altro Darkrai Shiny. Che non sarà Shiny. Che non so che, chiaramente. Molto. Vabbè, vaffanculo. Questo lo chiamo Dark Sky perché sono ignorante. Dark Knight non sarebbe meglio? Cioè, un più carino. Ma Dark Rai. Ah. Comprendo. Mi spiace, Tia. Anche a me. Curiosa, no?
Dark Sky, perfetto. Andiamo, anzi, andiamo a vedere le sue statistiche e poi depositiamolo perché un altro Darkrai Shiny no. Abisso, vuoto dentro, doppio calcio, foglie lama. Ah, cos'era sto verso ambiguo? Fuori parto, ovviamente, raga, mi allenerò al Darkrai. Che bel Pokémon. E allora, aspettate, fatemi fare un paio di cose che altrimenti poi io mi libero Pokémon che non dovrei liberare. Siamo solo a 20 minuti di episodio. E vabbè, tanto ormai. Oh, Darkrai qui, poi lo droghiamo, liberiamo Minum, livello 41, adesso mi ricordo. Ok ragazzi, quindi noi speriamo che questo episodio vi sia piaciuto. Se è così vi invitiamo a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione ad entrambi i canali. Sono entrato al mercato dei bolli e, nel frattempo parlo con Jasmine. Nulla, lasciate un mi piace, un commento, un'iscrizione, l'ho già detto. Passate dai social di entrambi per rimanere sempre aggiornati, anche quando i feed ti fanno fare 10 visual in 4 minuti. E che altro, Tia? La campanella, bella raga. La campanella, ovviamente, la campanella, per rimanere sempre aggiornati sui feed. E nulla, io sto semplicemente allungando l'outro per finire di parlare con Jasmine, perché c'è nessun ci voglia. E noi ci becchiamo in un prossimo video. Ciao.